Oggi facciamo una frittura di dadi di merluzzo in pastella. Gli ingredienti sono 300 g di fiori di merluzzo, 150 g di farina per la pastella, 200 g di farina per impanare, 200 g di farina di mais, cioè la polenta, acqua, sale e olio per friggere. Tagliamo i fiori di merluzzo a dadi dopo averli strizzati e tamponati con carta cucina. Mettiamo l'acqua nella farina per farne una pastella molto morbida, mi raccomando, perché poi dovremo pastarci i dadi dentro. Fatto questo, la saliamo. Saliamo anche i dadi di merluzzo e li infariniamo. Infariniamoli bene e poi li passiamo ad uno nella pastella. Fatto questo, poi il terzo passaggio nella farina di mais. Facciamo bene tutti e quattro i lati. E se vediamo che attacca vicino alle mani molto, sciacquiamo subito le mani, teniamo là un bicchiere, una ciotolina, per evitare che si attacchi troppo la farina. Fatto questo, mettiamo i dadi in un piatto, li prepariamo prima tutti quanti, poi nel frattempo mettiamo una padella sul fuoco con abbondante olio e una volta che è caldo vi immergiamo i dadi di merluzzo. Mi raccomando, girateli ogni tanto, fate bene tutti e quattro i lati, se l'olio è abbondante anche questo non serve, poi alla fine, comunque controllateli. Poi dopo li mettete in una bella carta assorbente, li fate asciugare e fate un'insalata con cavolo bianco, olive sotto aceti, pomodorini secchi, aceto, tutto quello che volete. Olive, gustateli caldi e buon appetito!